Nata nel 1943 nei pressi di Berlino, la sociologa Claudia von Berloff è professoressa emerita di studi femminili all'Università di Innsbruck in Austria. È un'attivista che contesta neoliberismo, guerre, globalizzazione, ma soprattutto è cofondatrice di un filone di studi innovativo denominato ecofemminismo, che ha elaborato una teoria critica del patriarcato volta a porre in luce i nessi strutturali tra potere patriarcale, capitalismo e forme di sfruttamento e di oppressione operate sulle donne, sugli animali e sulla natura. Claudia von Berloff parte dal presupposto che storicamente si possano distinguere due ordini sociali completamente differenti, il matriarcato e il patriarcato. Il primo, mater archè, in principio la madre, la dea, è il più antico. È un ordinamento orientato alla vita, egualitario, pacifico perché teso alla mediazione dei conflitti, cooperativo con la natura circostante e spiritualmente connesso con tutto l'essere, in cielo e in terra. L'ordinamento patriarcale presuppone il superamento del sistema matriarcale. Orde di guerrieri aggredirono e conquistarono le comunità matriarcali che erano civiltà avanzate. Su questa base sorse l'ordinamento patriarcale, pater archè, in principio il padre, il dio, il governante. Questo ordine è fondato sulla guerra e sul dominio come sistema, e all'origine della formazione dello Stato e della società, divisa gerarchicamente nelle classi e caratterizzato dalla religione monoteista, incentrata su un dio padre creatore, è caratterizzato dalla sottomissione della donna e della sua cultura, dai conflitti generazionali, dallo sfruttamento e da problemi ecologici. Il patriarcato ha messo infatti in moto cambiamenti climatici che sono anche all'origine delle migrazioni di massa. All'interno del sistema patriarcale, tuttavia, residui dell'ordinamento matriarcale sopravvivono tuttora come seconda cultura, ma la maggior parte di tali residui è stata distrutta dalla colonizzazione e dalla modernizzazione. Una periodizzazione dello sviluppo dell'ordinamento patriarcale rivela che nei tempi moderni il patriarcato, attraverso il progresso delle scienze naturali, della tecnologia, dell'economia, cerca di superare per sempre la dipendenza dalle donne e dalla natura come fonte di vita, e il suo obiettivo utopico è il patriarcato puro, ossia senza tracce del matriarcato originario. Berloff osserva però che la civiltà patriarcale dominante, quella occidentale, per quanto sia in una fase di espansione con la globalizzazione, il nuovo ordine mondiale, nuovi conflitti, attraversa una fase di crisi profonda. Di conseguenza, la studiosa annuncia l'emergere di una nuova civiltà, profondamente diversa, i cui elementi sorgivi sono riconoscibili nella trasformazione delle cinque relazioni fondamentali della civiltà: la relazione con la natura, ovvero tecnologia ed economia, la relazione politica, l'ordine sociale, la relazione di genere tra i sessi, la relazione tra generazioni e la relazione con la trascendenza, la spiritualità e la religione. La sociologa tedesca ha pertanto compiuto molta parte delle sue ricerche nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in America Latina, presso quelle comunità che si avviano verso questa nuova civiltà alternativa alla società moderna, ovvero una civiltà cooperativa fondata da un'economia sostenibile e responsabile, che si distingue per l'assenza di rapporti di dominio. Nelle sue analisi critiche di società e politica, Claudia von Berloff pone il dominio patriarcale alle radici del capitalismo, evidenziando come nel corso della storia le diverse forme di disciplinamento sono sempre state funzionali a sfruttamento e sottomissione. La domesticizzazione forzata delle donne, l'imposizione della civiltà occidentale ai popoli colonizzati, l'assoggettamento della natura e degli animali a scopo lucrativo.
il dominio patriarcale, il cui tratto essenziale è la violenza, si estende tanto sul vivente con il controllo della riproduzione, quanto sul non vivente con l'introduzione della proprietà privata e con la pratica dell'accumulazione capitalistica. I punti di riferimento teorici di Verloff sono la teorica del socialismo e la rivoluzionaria Rosa Luxemburg e la scienziata statunitense, attivista per la salute ambientale, soprattutto delle popolazioni più povere, Rosalie Bertel. Dal pensiero di Rosa Luxemburg, Verloff mutua tematiche economico-finanziarie, essenzialmente la critica al capitalismo con i suoi derivati, l'imperialismo coloniale e il militarismo. Con Rosalie Bertel condivide le preoccupazioni per gli effetti della geoingegneria aziendale e militare che segretamente produce squilibri ambientali e cambiamenti climatici dannosi. Nella sua analisi delle trasformazioni storiche del sistema patriarcale, Claudia von Verloff intende smascherarne le falsificazioni prodotte nel corso dei millenni. Sin dalle sue origini, che la studiosa colloca 7000 anni fa, quando si impose con la violenza sul matriarcato, il patriarcato si impossessò del cosiddetto metodo alchemico, che originariamente era rispettoso della vita e della natura, per mortificare la materia vivente e non vivente e produrre attraverso un processo di distruzione. L'alchimia patriarcale, che ricorre ad appropriazione che è negazione e a mortificazione che è dissoluzione, trasformò lavoro e risorse naturali in denaro e irregimentò la società attraverso istituzioni di controllo, la famiglia, l'eterosessualità, lo Stato, la polizia, la biopolitica, mediante una dottrina religiosa monoteistica, antropocentrica e androcentrica, e attraverso la tecnica, i complessi industriale, militare e militare digitale. Per affermarsi universalmente, il patriarcato sottomise le donne, che conservavano un legame profondo con i ritmi naturali, riducendole a macchine procreatrici di nuovi lavoratori, di nuovi soldati, asservendole come casalinghe, ovvero come forza lavoro non retribuita per la cura della prole e del marito padrone. La forma più moderna e più distruttiva del patriarcato è il capitalismo. Il capitalismo è il tentativo di realizzare l'utopia del patriarcato, ovvero un mondo senza donne e senza natura. Nella sua fase capitalistica, il patriarcato, alla ricerca di nuove risorse e nuova forza lavoro, assunse la forma dell'imperialismo coloniale, con il suo correlato di spoliazione, riduzione in schiavitù e guerre. L'idea stessa di progresso è una falsificazione illusoria che legittima il progetto nichilistico di dominio universale sulla natura. Il patriarcato non è un residuo arcaico che verrà superato dal progresso, perché il progresso stesso è capitalistico e patriarcale. Accanto a metodo alchemico e alla guerra, la scienza, intesa come sapere tecnico-scientifico dei dominatori, è il terzo strumento di universalizzazione del dominio patriarcale. La scienza consente infatti lo sfruttamento della natura attraverso la parcellizzazione del vivente e la frantumazione della materia al servizio dell'ambizione onnipotente. Nell'età contemporanea il patriarcato assume la forma del neoliberismo e di un nuovo ordine mondiale globalizzato che produce devastazioni. L'industrializzazione consuma ogni risorsa della terra, acuisce le disuguaglianze, conducendo la società di massa verso la morte di massa. Il capitalismus è diventato ormai caputalismus. Il sistema patriarcale è entrato nella sua fase criminale, assume i tratti di un totalitarismo che produce intenzionalmente la morte di milioni di individui attraverso desertificazione, guerre, epidemie, migrazioni di massa. In questo quadro di analisi emerge l'importanza cruciale degli studi femministi e non di genere, che secondo Claudia von Verloff hanno depoliticizzato il femminismo.
Gli studi delle donne, e non sulle donne, sono i soli a poter svolgere il ruolo di smascheramento, di critica del capitalismo che i movimenti di sinistra non sono stati in grado di compiere. Anzitutto perché, scrive la sociologa tedesca, la sinistra pensa ancora nella logica del capitalismo. E in secondo luogo perché è profondamente radicata nel patriarcato. In un saggio del 2006, l'autrice compie un'analisi impietosa della sinistra che non ha compreso che il patriarcato è la struttura profonda del capitalismo e ha finito per rimuovere il femminismo radicale. La preoccupazione principale della sociologa tedesca resta trovare un'alternativa, una via d'uscita a oppressione, sfruttamento e distruzione. L'ecofemminismo propone modelli di convivenza alternativi, le società matriarcali, che non sono propriamente società dominate dalle donne, bensì modelli di convivenza egualitari, solidali, privi di forme di dominio, votate a una salvaguardia della natura anche attraverso la scelta di un'economia di sussistenza. Nel 2010 Claudia von Werloff ha fondato un'associazione, il Movimento Planetario per la Madre Terra, un'organizzazione che pur essendo nata in una società capitalista intende affiancarsi ai movimenti indigeni di difesa della natura in tutto il mondo per promuovere una cultura rispettosa del vivente.